crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è resuscitato, secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professi un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrileggi e delle indifferenze con cui egli stesso venne offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Amen. Invochiamo insieme lo Spirito Santo. Thank you.
sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Dia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Madre Santa, Madre Buona, tu ai piedi della croce hai sofferto la passione di Gesù nostro Signore. Prega sempre, ti imploriamo, che noi buoni diventiamo, che mai più noi vecchiamo, ma i tuoi figli diventiamo. Amen. O Immacolata dello Spirito Santo, per il potere che l'Eterno Padre ti ha dato, sugli angeli e sugli arcangeli, mandaci schieri angeli, con a capo San Michele Arcangelo, a liberarci dal maligno e a guarirci. Nostra Signora di Sara, Madre di vestito grigio molto chiaro, trapuntato di tanti puntini luminosi. Aveva le mani giunte in preghiera e tra le mani portava una semplice corona di legno. Come sempre ha chiesto preghiera, preghiera per la Chiesa, per il Santo Padre, e ha detto una frase molto bella. Ha detto: nessun peccato è talmente grande da non essere perdonato, se c'è il vero pentimento di cuore e una buona confessione. Gesù è sempre lì pronto ad accogliere. Questa sera mamma si è presentata come regina della pace, era tutta vestita di grigio e tra le braccia aveva suo figlio Gesù deposto dalla croce con i segni della passione. Al lato destro della mamma c'era la croce vuota e diciamo che il passaggio più bello secondo me è quello proprio che dice: cari figli, vi amo immensamente, ancora mi rivolgo a voi con un grido di dolore ma di speranza. E ci dice: suo figlio Gesù è presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, sempre vivo, sempre presente, quindi di non cercare nelle cose vane, ma di cercare Gesù vivo e vero,